Ciao ragazzi, sono Alessandro e sono Wedding Videomaker. Finalmente. È stata dura, durissima, una lunga attesa, ma in questo schifosissimo 2020 totalmente da dimenticare, Sony ci ha fatto il piacere di rilasciare la 7S3. Di dettagli tecnici ne è pieno il web, di unboxing pure, e quindi lo farò pure io. No, scherzo, dai. Invece sì, lo farò pure io, seguito dallo spacchettamento dell'Atomos Ninja e del Ronin S2. E questa, vi assicuro, è veramente una super bomba. Pronti? Iniziamo! Eccolo qua, se non da chi? Da Fotoema. Grazie. Di cuore, perché mi hanno assecondato, mi hanno supervalutato la 7R3, mi hanno seguito con attenzione, coccolato. Molti dicono: ma perché non acquisti da Amazon? È semplice: il prezzo, il ritiro dell'usato e soprattutto cortesia, assistenza al cliente, perché comunque stiamo parlando di professionisti, sono fotografi, sono videografi con anni di esperienza, e chi meglio di loro riescono a seguirvi, quindi assolutamente grazie. SSD della Atomos 4K, capacità 500 giga, è caro, tantissimo caro, non nego che sul web troviate altri SSD molto a più buon mercato. Però questo è l'unico che è certificato dalla Atomos. Andiamo qua. Eccoci qui. Più atteso. Con ansia. Prima che mi arrivasse, ne ho letto di cotte e di crude. E non resta che poi andare a provarla. Ho visto delle cose fantastiche. Oltre che ovviamente il 4K spintissimo. Cinghia, assolutamente sì, carica batterie, indispensabile. Wow, più pesante della 7S2 e della 7R3, ergonomia migliorata e attenzione, tu chi sei? Ah. Allora, il sensore. Rimane da 12 megapixel, ma offre una tecnologia tutta nuova e 8 volte più veloce rispetto al passato. I pixel sono più grandi adesso, il tutto per avere una qualità importante, un 4K puro. Registrazioni a 10 bit in 4.2.2 internamente. Il picco, appunto, il 4K a 120 fotogrammi per secondo e un Full HD a 2.40. Mi tengo il monitor perché a breve ne parleremo. Messa a fuoco micidiale, più veloce e pressoché perfetto sul real time eye, ossia sulla messa a fuoco continua degli occhi. Il monitor, come visto, è articolato e totalmente touch. E qui, gran figata, grazie Sony, finalmente il touch tracking, ossia la possibilità di toccare un oggetto o un soggetto sul monitor e di agganciarlo e tenerlo agganciato in movimento senza perderlo. Un po' come si comporta il sistema DJI per i droni. Range ISO uguale, ma qualità del rumore nettamente migliorata, specialmente a ISO alti. Aggiustato di molto anche il rolling shutter durante le fasi di registrazione e movimenti laterali. La 7R3 e la 7S2 ne hanno sempre sofferto molto. Codec e formati video, perché qui arriva il divertente. Formati XAV SI, formato compresso ma dalla qualità altissima. Il contro, però, appunto, è che richiede tantissimo spazio in memoria. Alternativa è il formato XAV-C HS, che supporta il codec H265, confrontato al precedente H264, il peso viene dimezzato in funzione di una qualità maggiore. Ma occhio alla fase di rendering, che comunque dà filo da torcere anche alle workstation più prestanti. Il problema non si pone se seguite il mio tutorial sui proxy. Vi lascio il link. La Sony 7S3 arriva fino a 600 megabit per secondo come bitrate. Con il XAV-C HS 4K si arriva a 280 megabit per secondo, un frame rate a 100 fotogrammi per secondo, mentre i 500 li si raggiunge con il formato XAV-SI in 4K. Atomos Ninja VO5, vedetelo come volete. Mamma mia.
Si fa sentire. Io ho sostituito il mio precedente monitor, che era semplicemente un monitor della Small HD, il 5 pollici, il Focus, con questo qua. Volevo arrivare a questo. Cosa c'entra l'Atomos con la Sony? Beh, oltre che essere un registratore esterno che ha sempre permesso di fare uno step in più, tipo il 10 bit, ciò che non raggiungevano queste mirrorless, tipo quella, ad oggi si arriva con questa accoppiata a registrare in RAW a 16 bit in 4K a 60 fotogrammi per secondo. Sì, risolto il problema del surriscaldamento, grazie, soprattutto ad estate. Batteria serie Z migliorata, che in questo momento non c'è, ok. Non è possibile ricaricarla durante l'utilizzo, infatti collegandola con l'alimentatore, l'alimentazione col Type-C sarà solo un'alimentazione senza ricarica. In poche parole, la camera non si spegne, la batteria resta lì dove è, a meno che la batteria non sia totalmente scarica, e allora ciao. Slot di memoria doppio. Novità il formato, appunto, CF Express tipo A, 800 megabit in lettura e 700 in scrittura, prezzi da fuori di testa, oltre 400 euro per il formato a 160 giga. Sony attualmente è l'unica a fabbricarle, ma più avanti vedremo. Mirino elettronico, io in quanto a videomaker ne faccio un utilizzo esclusivo, ma solo in condizioni di forte luce o se devo andare a isolare l'occhio, ok? Parliamo di un mirino incredibile, attualmente il migliore, 9.44 milioni di punti, refresh a 120p. Ragazzi, non resta che provarla. Mettiamo tutto da parte, momentaneamente, per... Ok. Via, sono curiosissimo. Ok, si presenta con la sua borsetta, è rigida, semi rigida, dai, diciamola così. Vedo che ha due scompartimenti. Mamma mia. Questo è per le lenti, per supportare il peso delle lenti grandi. Questi sono bulloneria varia, ma questo giro, anziché essere semplicemente a taglio, e non ci voleva molto per arrivarci, hanno praticamente questo per fare forza. Diamine, era anche ora, così evitiamo di portarci dietro o cacciaviti o monetine varie. Questo è un riser della videocamera. Ecco qua, una delle novità è impugnatura. Io arrivo da un Ronin S classico che ho venduto poc'anzi, aveva l'impugnatura della Small Rig, aveva il supporto per il monitor pesantissimo. Adesso iniziamo a capire, innanzitutto questo in dimensioni è estremamente molto più piccolo, ma una delle novità è questo: la batteria è attaccata al manico come nella vecchia edizione, però è estraibile. Questo, il treppiedino in metallo, è rimasto praticamente lo stesso. Questa, altra gran figata, è praticamente la piastra, ok? In questo caso ha una dentellatura qua, sempre in collaborazione con Manfrotto, ma la figata è che questo viene via, ok? Quindi fatta la prima configurazione con la piastra e il riser, la piastra rimane su Ronin e tutto ciò che c'è da fare è attaccare la videocamera con il riser, punto, e bloccare. Quindi è pronto all'utilizzo. Lo configurate una volta, a meno che stiate a cambiare settings continuamente, tipo me. Vediamo. Scompartimento. Altro foglio. Qui in studio un gran casino. Ed eccolo. Ta-da! Via tu. Ok? Ok. Vediamo un po'. Questo. Eccolo. Fantastico. Clip. Chiuso. Immediato. È leggerissimo, ragazzi. Che dire. Carbonio e Teflon.
la manopola del focus, ma non solo, visto che comunque si possono configurare tantissime cose. Qui monitor, monitor touch, togliamo la pellicola per la prima volta. Silenzio, silenzio, silenzio. Vai. Finalmente i blocchi. Io questo sinceramente non vedo l'ora di configurarlo e di mettermi all'opera, che perché è tantissima roba. Quindi facendo un ripasso generale, tiene un carico fino a 4,5 kg, carbonio, monitor touch screen, batteria che regge fino a 12 ore da una ricarica rapida in type C, la rotella del fuoco con una sola mano in questo caso posta qua davanti e si può configurare, quindi magari in accoppiata con l'altra rotellina che mi sa che qui è un optional, potete controllare focus e zoom. Io non utilizzo zoom, però insomma non si sa mai. Totalmente rivestito in teflon, blocchi vari ed eventuali degli assi, si può montare il trasmettitore Raven Eye qua sotto, in poche parole una scatolina, lo collegate allo smartphone, gli date il track sul soggetto e lo segue, proprio come funziona il drone. Facciamo che adesso vado a fare un test e vi lascio con quello. Per il resto, questa sarà la mia prossima configurazione da battaglia. Speriamo veramente di riuscire a tornare a lavorare quanto prima tutti quanti. Per il resto, ripeto, vi lascio a un paio di riprese che andiamo a fare adesso, subito. E se avete domande, lasciatemele nei commenti. Scusate se mi sono dilungato tanto, ma oggi mi sentivo come una scolaretta. E, se avete domande, lasciatemele sotto. E mettete un like alla pagina se vi va, se non vi va fatelo lo stesso, fate come vi pare. E, per il resto, seguitemi su tutti i miei social, sempre se vi va, altrimenti alla prossima. Ciao ragazzi!